Il prossimo 14 ottobre l'Associazione Culturale del Centro Coordinamento Maschere Italiane sarà presente a New York per rappresentare l'identità culturale, storica e popolare italiana delle maschere tradizionali in occasione dei festeggiamenti legati al Columbus Day, evento molto sentito soprattutto dagli italo-americani che si tiene dalla 44esima alla 72esima strada e che vede sfilare bande in festa, carri e figuranti. Sarà una sfilata importante dove le maschere italiane rappresenteranno proprio il Ministero degli Esteri, l'Italia. Dunque sono 16 regioni, sono oltre 135 maschere, quasi 140 maschere, ma sicuramente è importante essere lì presenti perché gli italiani che sono in giro per il mondo non vedono l'ora di vedere le proprie tradizioni, soprattutto le proprie radici, perché quest'anno è proprio l'anno delle radici e l'anno del turismo delle radici, e vedere la propria maschera, vedere le proprie tradizioni vuol dire tornare col pensiero a quando erano bambini che vedevano il carnevale nella propria città. E per noi sarà sicuramente un orgoglio, sarà un'emozione tutta italiana. Ad aderire sono state 80 maschere italiane e tra queste sarà presente anche quella del Carnevale di Fano, il Vulon. Vogliamo verso gli Stati Uniti, andiamo a New York, dove ad aspettarci ci sarà la comunità italo-americana per il festeggiamento del Columbus Day. Avremo così l'occasione di poter partecipare alla sfilata che richiama la tantissima gente, quindi sarà un evento promozionale, una grande opportunità per il Carnevale di Fano. Siamo molto contenti di partecipare a questa, che è un evento che valorizza la tradizione, la comunità, il senso di appartenenza che soprattutto negli Stati Uniti in questa occasione è veramente molto forte. La sfilata si svolgerà il 14 ottobre a partire dalle ore 11 alla presenza di più di 1 milione di cittadini newyorkesi e turisti e oltre 35.000 persone in parata. Il centro coordinamento parte per New York e con mia grande soddisfazione anche il Vulon sarà a New York al Columbus Day a portare un messaggio di pace. In questo momento così difficile per il mondo, il fatto di portare 140 maschere a New York a sfilare al Columbus Day è anche per noi un messaggio per dire serenità e pace per tutti. Una grande opportunità per Fano per far conoscere dall'altra parte del mondo sia la città che il proprio carnevale, classificato come il più antico d'Italia, ha poi commentato l'assessore agli eventi e turismo del comune, Alberto Santorelli.